Un'ordinanza di arresto è stata notificata presso la Casa Circondariale di Contrada Petruse dai carabinieri della stazione di Canicattina, esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte d'Appello di Palermo a carico di Leonardo Capizzi, 35 anni. Di Canicattì l'ordinanza a carico dell'uomo è scaturita dalla mancata presentazione alla polizia giudiziaria provvedimento cautelare a cui si era sottratto nei primi giorni dello scorso mese di novembre. I poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di Canicattì hanno denunciato due persone con l'accusa di aver arrecato pericolo all'incolumità pubblica e per inquinamento ambientale: si tratta di un 66enne pregiudicato di Canicattì e di un 31enne. Rumeno i due sono stati sorpresi dai poliziotti mentre erano intenti nei pressi di una aiuola di Via Giudice Saetta a bruciare delle sterpaglie dalla cui combustione si era sollevata una densa nube di fumo nero. Il magistrato di sorveglianza di Agrigente, accogliendo la eh, richiesta dell'avvocato Calogero Mele, ha ripristinato la misura della detenzione domiciliare ai d'anni di un uomo di Canicattì, disponendone la scarcerazione giovedì. Lo stesso era stato prelevato dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Canicattì che avevano eseguito un provvedimento di revoca del beneficio della detenzione domiciliare disposta per la violazione di alcune Prescrizioni Che il difensore del Canicattinese ha dimostrato non essere state invece commesse, da qui la scarcerazione ed il ripristino della misura domiciliare. A Castrofilippo i carabinieri della locale stazione hanno arrestato su ordinanza Gioacchino Cinquemani, 52. Anni macellaio del luogo, il provvedimento a carico del commerciante è stato emesso dall'ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica di Agrigento in quanto deve scontare l'uomo sei anni e mezzo di reclusione per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione di armi e munizioni. Subito dopo l'arresto, Cinque mani è stato tradotto alla casa circondariale di Agrigento. A distanza di circa un anno è stato individuato ed arrestato il presunto autore di alcuni spari all'indirizzo di un'abitazione del centro urbano di Agrigento. Si tratta di Maurizio Camilleri, 35 anni, agrigentino, pluripregiudicato, arrestato ieri dalla polizia agrigentina. Deve rispondere dei reati di porto abusivo di armi e danneggiamento. Secondo le indagini, per motivi ancora sconosciuti, l'uomo avrebbe esploso alcuni colpi d'arma da fuoco contro lo stabile del suo vicino di casa per poi fuggire, facendo perdere le proprie tracce. È arrivata ieri la requisitoria del pubblico ministero della DDA nell'ambito del processo che vede alla sbarra l'ex presidente di Ancia Sicilia e Confindustria di Caltanissetta Pietro Di Vincenzo per lui chiesti 12 anni di carcere. Il servizio. 12 anni di reclusione, la stessa pena che la Procura, chiese in primo grado, è stata sollecitata in appello dal sostituto Procuratore generale Fernando Asaro nei confronti dell'imprenditore nisseno Pietro De Vincenzo, imputato davanti alla seconda sezione penale della Corte d'Appello Nissena per estorsione e intestazione fittizia di beni. La richiesta dell'accusa supera di due anni la condanna a dieci anni inflitta a De Vincenzo dal Tribunale per le presunte estorsioni ai suoi dipendenti. La Procura generale ha chiesto che De Vincenzo venga dichiarato colpevole, oltre che di Aver storto denaro ai suoi impiegati anche della cessione fittizia ai sirugo di Avola del ramo d'azienda della nuova costruzione, che si occupava dello smaltimento dei rifiuti. Per tale accusa di Vincenzo venne assolto perché il fatto non costituisce reato, mentre venne dichiarato il non doversi procedere per l'intervenuta prescrizione in merito all'intestazione. Fittizia di alcune libretti al portatore, contenenti, secondo l'accusa, il denaro proveniente dalle presunte estorsioni ai dipendenti e dai fondi in nero. Nel corso del suo intervento, il rappresentante dell'accusa ha ribadito inoltre che l'ex presidente di Ancia Sicilia e Confindustria Nessena abbia costretto i suoi lavoratori a restituire parte delle somme indicate in busta paga. Il gruppo del Tribunale di Agrigento Alberto Davico ha applicato la pena concordata di due anni di reclusione a Domenico e Luciano Milingi, 23 anni, fratelli gemelli di Licate. I due erano accusati di aver procurato uno sfregio permanente ad un giovane 24enne durante una lite verificatasi per futili motivi. I fatti si verificarono nell'agosto di due anni fa nei pressi di un pub di Licate. I due gemelli in un primo momento erano accusati di tentato omicidio, poi derubricato in lesioni gravi. È arrivata per tutti gli imputati che hanno scelto il rito abbreviato la richiesta di condanna del pubblico ministero della DDA di Palermo, Giuseppe Figi, nell'ambito del processo contro i responsabili di una presunta estorsione e danni di un imprenditore di Favara, Salvatore Vullo. Il PM ha chiesto 5 anni di reclusione per il favarese Giuseppe Nobile, 4 per il palermitano Domenico Virga, 3 anni per l'alcamese Ignazio Melodi e 6 mesi per il racalmutese Maurizio Di Gati, collaboratore di giustizia. Gli altri tre imputati, Matteo Messina De Bernardo Provenzano e Nino Giuffre saranno processati con il rito ordinario. A fare luce su questo episodio è stato il pentito Maurizio Di Gati, dopo il ritrovamento di un pizzino sequestrato al boss Bernardo Provenzano nel suo covo di Montagna dei Cavalli. Niente confisca di beni per Giuseppe Orlando, 44 anni, commerciante di Ribera. La decisione è stata presa dai giudici del Tribunale di Agrigento, che hanno rigettato la proposta di applicazione della misura patrimoniale avanzata dalla DDA ed hanno revocato così il decreto di sequestro degli stessi beni emesso nel giugno del 2011. Orlando è stato imputato per associazione mafiosa al processo scaccomatto. Il Riberese fu assolto sia in primo che in secondo grado. L'imprenditore antiracket Ignazio Cutrò di Bivone ha incontrato ieri a Palazzo d'Orlean il presidente della regione siciliana Rosario Crocetta. Cutrò ha consegnato al governatore siciliano una lettera firmata insieme ad altri due testimoni di giustizia, Giuseppe Carini e Piera Aiello, per denunciare l'estremo disagio e abbandono da parte delle istituzioni del paese. Da anni, dicono i tre, ribadiamo il nostro totale stato di abbandono. In particolare i testimoni di giustizia chiedono a Crocetta il reinserimento lavorativo e sociale. Se il governo Governo Cuffaro si è reso promotore di una legge regionale per l'assunzione dei familiari delle vittime. Non vedo perché mai il governo regionale dichiarano non possa allargare la legge ai testimoni di giustizia un'alternativa adottare una nuova legge che, sulla falsariga di quanto ipotizzato da Beppe Lumia preveda l'assunzione dei testimoni nella pubblica amministrazione. Dal punto di vista normativo nulla impedisce ad un magistrato di candidarsi, la materia andrebbe regolamentata, però finché non c'è una regola scritta io credo che la libertà di ciascuno di candidarsi non possa essere in alcun modo limitata. Sono queste le dichiarazioni del ministro della giustizia. Paola Severino in merito all'ipotesi di candidatura alle politiche di Antonio Ingroia. La candidatura, si chiede Severino, dovrebbe essere un passo senza ritorno. Il problema sussiste sia all'inizio che al termine. Ci possono essere delle vicinanze con le attività che sono state svolte, ha continuato e questo naturalmente crea un problema. Però ci sono tanti modi per vincere il conflitto di interessi che si può creare uno di questi è scegliere una candidatura e un modo di svolgere la propria funzione politica tale da non avere punti di contatto con quello che si è fatto in precedenza. Il presidente della regione siciliana Rosario Crocetta ha disposto la revoca dei servizi aggiuntivi di tutti i siti archeologici siciliani, compresi quelli di Agrigento, che erano gestiti dal consorzio i Luoghi dell'Arcadia, attraverso tre aziende che davano lavoro a 45 persone. A questo punto i posti di lavoro sono andati perduti e i servizi quasi azzerati. Rimarrà aperta soltanto la biglietteria Giunone nella Valle dei Templi, mentre chiuderà i battenti la biglietteria della Quinta Porta. La Giunta regionale siciliana ha approvato il disegno di legge che proroga il contratto ai lavoratori precari della Regione, per loro si andrà avanti fino a luglio 2013, prorogata invece a settembre del 2013 l'attività degli atto rifiuti. Il servizio. La Giunta regionale siciliana, presieduta da Rosario Crocetta, ha approvato ieri il disegno di legge sui precari della Regione, che contiene anche gli indirizzi per i 18.500 precari degli enti locali e sugli autorifiuti. Prevista la proroga dei contratti fino a fine luglio, secondo quanto previsto anche dalle norme nazionali. Tra le novità, la possibilità di ricercare fonti di finanziamento esterne rispetto ai fondi regionali. Siamo la prima Regione che è riuscita a fare questa norma, ha detto il Governatore Rosario Crocetta. Verranno compilate anche delle liste in base alle competenze dei lavoratori precari. Introduciamo una nuova figura che è quella del precario produttivo, aggiunto Crocetta. Le imprese che parteciperanno alle gare pubbliche in Sicilia avranno un punteggio maggiore se accetteranno di assumere per la durata dell'appalto almeno il 20% dei precari della regione e degli enti locali una platea di circa 25.000 persone novità in arrivo anche per il sistema dei rifiuti infatti il disegno di legge sugli ato rifiuti approvato ieri prevede la proroga dell'attuale sistema integrato di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti fino al 30 settembre del 2013 poi tutto passerà in mano ai comuni sempre nell'alveo del sistema d'ambito in linea con le normative comunitarie durante il periodo di proroga tuttavia le nuove società SRR potranno subentrare agli atomi nel caso fossero pronte ad operare. Quella approvata ieri dovrebbe essere, come assicurato dall'assessore regionale all'energia Nicolo Marino, l'ultima proroga per gli ato. Le commissioni avranno un ruolo fondamentale nella elaborazione delle leggi ed è chiaro che più si lavora in maniera proficua nelle commissioni migliore sarà il lavoro dell'Aula, lo ha dichiarato il presidente dell'Ars Giovanni Ardizzone inaugurando i lavori della prima commissione affari istituzionale. Mi fa piacere iniziare proprio con questa commissione, ha dichiarato perché sono stato presidente della stessa per cinque anni nella tredicesima legislatura, il presidente dell'Ars. Ha proseguito poi ieri la visita alle altre commissioni per poter portare a tutti l'augurio di buon lavoro. Due interrogazioni discusse e poco altro. Ieri, nel corso dell'ultima seduta del Consiglio Comunale di Canicattì, sul dibattito registrato in aula, abbiamo sentito il consigliere Antonio Tiranno, proponente anche di una interrogazione sui numerosi cedimenti che si verificano in diverse zone della città. L'intervista. Si è svolta ieri probabilmente l'ultima seduta del Consiglio Comunale di Canigati per il 2012, di cosa si è discusso? Allora sostanzialmente di poco, però erano questi gli, ordini, gli argomenti dell'ordine del giorno. Ci sono state due interrogazioni, eh, ad una l'amministrazione è stata in grado di rispondere, all'altra no perché eh, ha annunciato che mancavano i documenti, quindi ha chiesto gentilmente al consigliere proponente di Benedetto di rinviare la discussione e di Benedetto ha accettato. Dopo c'erano cinque debiti fuori bilancio, si è discusso un po' di tutti, quindi si è entrato vagamente nel merito, ma nessuno di questi debiti è stato messo ai voti perché eh, la burocrazia ancora una volta è entrata nel pallone. Eh, ce n'erano eh, due erano vecchie conoscenze del Consiglio Comunale, uno è stato bocciato e ripresentato però ripresentato in maniera eh, non corretta perché il regolamento dice che va presentato diversamente quindi ritornerà, cioè l'amministrazione l'ha ritirato. Eh, gli altri tre purtroppo la Commissione non ha potuto esprimere il parere e vi ricordo che il parere, anche se non è vincolante, però è strettamente necessario. Il parere non è stato espresso dalla Commissione perché mancava l'avvocatura che è stata avvisata a, a stretto giro insomma, in giorno, lo stesso giorno che si è. Convocato la commissione, era impegnato e non è potuto venire, quindi sostanzialmente non si è discusso quasi di nulla. La sua presenza qui oggi non è casuale, in quanto lei. È... È stato protagonista di una interrogazione, è stato il proponente di un'interrogazione eh, in merito alla situazione difficile che eh, si presenta in alcune zone della città per quanto riguarda il cedimento del manto stradale. Questa mattina, eh, ultimo in ordine di tempo, un cedimento che si è verificato in via Regione Siciliana. Ecco, cosa chiede all'amministrazione. Guarda, l'interrogazione è da parecchi giorni che la preparo, alla fine comunque ho dovuto sintetizzarla e presentarla giusto per portare eh, l'argomento immediatamente in Consiglio Comunale anche se se ne parlerà l'anno prossimo, eh, però spero che il Presidente della settima Commissione porterà l'argomento in Commissione in modo che l'affrontiamo immediatamente e diamo ai cittadini una risposta, perché eh, come dicevi tu questa mattina l'ennesimo eh, problema, eh, però si continua sempre così, ti faccio presente vicino a fermata dei Pullman c'è una voragine, tra l'altro i Pullman continuano ad operare in quella zona, a parcheggiare lì vicino, non si sa se la voragine ne può aumentare. Ma, eh, dopodiché eh, all'angolo tra via Regione Siciliana e un'altra stradina lì non ricordo il nome, questa mattina eh, spero che farete vedere le riprese, è successo qualcosa di grave. Eh, sostanzialmente questo chiediamo all'amministrazione di sapere se intanto sono a conoscenza del problema, sicuramente lo sono, ma che cosa intendono fare, se intendono eh, monitorare, se intendono fare degli interventi drastici e non umili rattoppi come hanno fatto in alcune parti, perché faccio presente che all'inizio di via Olivetti è stato fatto un intervento molto importante, la strada è stata spero ripristinata bene. In altre parti sono stati fatti solo dei volgari rattoppi con dell'asfalto che lasciano il tempo che trovano. Quindi speriamo di poterlo affrontare meglio il problema e di trovare una soluzione. Con otto voti su quindici consiglieri comunali presenti, Lidia Mirabile del PDL è stata eletta presidente del consiglio comunale di Naro, succede a Salvatore Morello, dimessosi la settimana scorsa. Lidia Mirabile è la prima donna che andrà ad occupare lo scranno della presidenza del consiglio comunale Narese, ha ricevuto i voti dei consiglieri di maggioranza, mentre la minoranza ha votato per Agostino Scanio che ha ricevuto sette voti, tra cui quello del consigliere Giuseppe Manzone, che nel corso della votazione ha dichiarato di abbandonare la maggioranza che sostiene il. Il sindaco Pippo Morello per passare nei banchi dell'opposizione. L'elezione del neopresidente Mirabile si colloca nell'ottica degli accordi politici e del programma elettorale presentato da questa amministrazione comunale che potrà continuare serenamente il suo cammino. Secondo. Gli organigramma prestabiliti ed in base alla valorizzazione delle competenze presenti all'interno della compagine di maggioranza. Sono queste le dichiarazioni del Sindaco Dinaro Pippo o. Morello nel salutare il presidente uscente Salvatore Morello che ha ben lavorato, ha continuato il sindaco. Augura adesso un buon lavoro al neopresidente. Lidia Mirabile, un'altra giovane donna impegnata e preparata, va ad occupare un importante posto degli ingranaggi dell'attività politico-amministrativa del comune dove già operano efficacemente altre rappresentanti del gentil sesso, come l'assessore Elisa Virone ed il segretario comunale Laura Tartaglia, per non parlare ha concluso il sindaco D'Inaro del collegio dei revisori dei conti, tutto al femminile. Il Consiglio Provinciale di Caltanissetta ha approvato nel corso della seduta di ieri cinque debiti fuori bilancio scaturiti da un contenzioso sfavorevole alla provincia, sorrendo così l'ordine del giorno della sessione aperta si mercoledì, si trattava delle cause promosse da Carmelo Cuminale innanzi al giudice di pace di Gela, Osvaldo Carcione e Salvatore Ricco innanzi al tribunale di Caltanissetta, Rosario Giuseppe Salerno davanti al giudice di pace di Niscemi. Gli altri debiti scaturivano invece dalla sentenza del Tarre Sicilia 1439 del 2012 relativamente alle perdite e pregresse afferenti alla partecipazione alla provincia regionale di Caltanissetta nella società consortile Sviluppo Valle dell'Imera. Come tradizione è tornato quest'oggi il festival di Natale organizzato dalla scuola dell'infanzia Amici di Amicis di Canicattì, un momento di festa e comunione per i piccoli bambini prima della chiusura della scuola per le feste di Natale. L'intervista. Oggi abbiamo dato vita alla seconda edizione del concerto di Natale della scuola dell'infanzia di Amicis. I bimbi hanno partecipato piacevolmente e si sono divertiti tantissimo. Tutti i vestiti di Babbo Natale erano sicuramente un colpo d'occhio. Speriamo il prossimo anno di riproporre la terza edizione. E le attività di Natale coinvolgono sempre in maniera particolare questi bambini. Un, un saluto a tutti, e un buon Natale, e un buon anno a tutti i nostri genitori. Noi, insegnanti di, della scuola dell'infanzia di Amicis, ci siamo. Eh, dilettati in questa preparazione per la festività eh, di Natale preparando i nostri alunni eh, di tre, dai 3 ai 5 anni per un concerto natalizio che si è tenuto presso la chiesa Maria Ausiliatrice di Canic. I bambini devo dire sono stati mh, fin dal primo momento molto attenti a questa preparazione hanno imparato circa cinque canzoni. Eh, abbiamo iniziato questo spettacolo con una sfilata facendo partire bambini di cinque anni dalla navata centrale e tutti con, eh, devo dire, con eh, molta... E molta cautela e molto ordine si sono posizionati verso l'altare dove già sapevano mh, dove mettersi. E devo dire che è andato tutto bene, e sono stati bravissimi, hanno cantato pure una canzone in inglese, li abbiamo pr preparati pure in, in lingua inglese e devo dire che insomma, penso che il risultato sia stato positivo. La partecipazione è stata massiccia sia da parte dei genitori che da parte dei nonni. E ringraziamo la nostra preside che ci ha dato la possibilità di fare questo concerto in chiesa, e ringrazio tutti i colleghi i docenti che si sono dilettati in questa preparazione che non è, devo dire, facile preparando tanti bambini di questa fascia d'età. Auguro un buon Natale a tutti da parte mia, da parte dei colleghi della scuola dell'infanzia, dei amici di Canicattì. Si è svolto questa mattina da Grigento il terzo trofeo Aranciando Dolcemente, indetto dalla Progest, l'azienda speciale della Camera di Commercio preseduta da Rosario Marchese Ragona. L'iniziativa ha visto in competizione gli alunni degli istituti alberghieri di Licata e Sciacca in un concorso culinario che ha avuto l'obiettivo della divulgazione della tipicità più, delle tipicità più rappresentative della cucina siciliana con specifico riferimento alla pasticceria raffinata del territorio agrigentino in combinazione con l'arancia grande entusiasmo e pubblico in delirio a Canicattì per il concerto del batterista dei Deep Purple, Ian Pace soddisfatto per la riuscita dell'evento uno degli organizzatori del concerto, Armando Cacciato, l'intervista è stato un successo il concerto canicattinese di Young Pace che si è svolto nei giorni scorsi in città, ecco, è soddisfatto per come è andata? Sì, siamo soddisfatti sia l'organizzazione che anche lo stesso Young Pace che ha ringraziato il pubblico canicattinese non solo, eh, diciamo siciliano, che è meglio, eh, un migliaio di persone presenti all'evento eh, che hanno reso hanno siglato la storia della musica siciliana, direi, senza falsa modestia. Comunque un evento molto prestigioso per il nostro Interland che è, è stata la prima volta che una rockstar ha calcato il suolo canicattinese, quindi la eh, cosa che mi fa molto piacere è stata l'accoglienza che ha avuto Jan da parte del, di tutti i fan, eh, appunto, è stato bene, si è trovato veramente a suo agio e inoltre sono qui proprio per ringraziare veramente di cuore tutti i presenti. e... C'è veramente molto poco da aggiungere perché ancora le emozioni sono forti, eh, sarà sicuramente un ricordo e un concerto che rimarrà impresso nella nostra memoria e nella memoria di chi ha creduto insieme a noi a questo evento. I momenti più significativi del, del concerto, vogliamo ricordarne qualcuno certo. se ce ne sono stati? Allora, intanto il concerto si è aperto con un seminario dedicato agli allievi delle nostre scuole, delle scuole appunto degli organizzatori. E ogni allievo ha avuto la possibilità sia di stringere la mano che di ricevere anche autografi, eh, comunque un attestato di partecipazione della Clinique. Questo è stato un momento molto toccante per i ragazzi che hanno avuto modo di conoscere da vicino una persona. È così importante è il loro beniamino. Poi il concerto: sì, nel concerto ci sono stati vari momenti silaranti, vari momenti anche commoventi. Uno fra tutti è stato il ricordo di John Lord, appunto, la commemorazione del tesserista scomparso recentemente David Purple eh, con un video dedicato al, a lui eh, dove appunto apriva un concerto e poi l'abbiamo completato noi con la band, questo è stato un momento molto commovente e molto bello e poi il finale del concerto sulle note di Smoke on the Water vedere un pubblico in delirio tutto stipato sotto il palco è stata veramente un'emozione forte per tutti In chiusura lo sport ieri è stata giornata di recuperi nei campionati di calcio di eccellenza e promozione nel primo l'Agracas si conferma eh, in vetta alla classifica superando in trasferta 3 1 il San Giovanni Gemini nel campionato di promozione, invece il Canicatti Calcio nel recupero della 14 ⁇ giornata contro il Corleone vince per 1 0 grazie al gol messo a segno nella ripresa dal neo bianco Cesare Bollino. E con questa notizia abbiamo concluso per oggi, grazie per averci seguito, vediamo l'appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.